La salute è determinata anche dalla sanità. L'altro concetto fondamentale che credo che sia doveroso tenere presente è che nel mondo ormai non si parla più di salute come benessere psicofisico, sociale, ma quindi psicofisico sociale significa che deve essere un benessere non solo individuale ma fondamentalmente fondato anche sul benessere sociale, quindi che interessa la società, ma si è trasformato sempre più in un miglioramento del proprio stato psicofisico individuale. C'è un individualismo, come in tanti altri settori, in altre situazioni, del concetto di salute. Determinanti della salute, quali sono, purtroppo credo che non si veda granché bene, quali sono i fattori che determinano la salute dell'individuo e degli individui che costruiscono una società? Ma come vedete sono tanti. Si parte dai fattori individuali, il condizionamento della società, e come vedete non è una grande parte quella che è dedicata al servizio sanitario. Chiaramente il servizio sanitario o comunque l'organizzazione sanitaria è uno dei tanti determinanti. Se c'è stato un miglioramento della salute non è stato certamente solo ed esclusivamente per il miglioramento dell'assistenza sanitaria, ma certamente è dovuto a molti altri fattori, tra i quali lo sviluppo sociale, economico, il benessere diffuso, soprattutto in certe società come le nostre. Ed è andato, diciamo così, di pari passo a degli elementi che vediamo in questa diapositiva. Che cos'è la sanità e questo insieme di strutture, ma direi che fondamentalmente quali sono i fattori che influenzano un sistema sanitario in un paese? L'insieme di strutture, di persone e di tecnologie che agisce insieme agli altri determinanti a migliorare o peggiorare lo stato di salute. Li vedete qui, la popolazione, come è costituita la popolazione, quanti anziani, quanti giovani, lo sviluppo tecnologico e scientifico ha modificato tantissimo il nostro modo di operare e anche il nostro modo di vivere, lo sviluppo economico, lo sviluppo culturale e l'istruzione sono due elementi importanti. Vediamo poi alcuni esempi. Popolazione di epidemiologia. La popolazione, la composizione della popolazione divisa per età, sesso, razza. Si parla di medicina di genere, di sistema sanitario di genere. Il sesso è diverso l'uno dall'altro, ovviamente ha delle malattie che colpiscono più il sesso femminile rispetto al sesso maschile. L'età, questo è un altro delle componenti fondamentali su quali noi stiamo studiando e stiamo operando. La popolazione occidentale, soprattutto quella europea, è una popolazione estremamente vecchia, anziana, e come tale ha delle malattie, ha dei problemi che sono legati all'età anziana. Questi sono i dati freschi freschi. 84 anni e 3 mesi per le donne, la possibilità di invecchiare, 79 ovviamente più bassa di quelle degli uomini. Presto si arriverà ad un 50% della popolazione che è oltre 65 anni, il 30% lo studiamo già in certe zone anche di questa provincia arriviamo già a oltre il 30%. Voi capite che cambia molto rispetto alla popolazione cinese, rispetto agli algerini, i tunisini o altre popolazioni dove l'invecchiamento. Ecco, qui ci sono due fattori, c'è la popolazione che diventa sempre più anziana, come vedete qua, e c'è un altro fattore fondamentale che è quello della scarsa natalità. I due fattori messi insieme chiaramente fanno invecchiare la popolazione, ma possono avere rispetto al peso che la popolazione anziana ha sulla società, due effetti diversi. Se nascono anche pochi bambini è chiaro che noi ci troveremo in una situazione di non sostenibilità del nostro sistema.
Frequenza è la tipologia delle malattie. Questo termine di tipologia significa come sono collegate le malattie, quali tipi di malattie ci sono nella popolazione. Mi scuso per la banalizzazione, per la terminologia semplice, soprattutto rispetto ai miei due illustri colleghi, ma diciamo. Un'altra considerazione forte da farsi è: ma qual è la percentuale tra le tipologie di malattie, cioè le malattie acute e le malattie croniche? Nella nostra popolazione, la popolazione occidentale europea, con delle piccole variazioni da paese a paese, arriviamo a questa percentuale. Cioè noi ci troviamo di fronte, non come nel passato, ad avere soprattutto delle persone affette da malattie croniche. Perché abbiamo malattie croniche? Qui viene fuori un concetto che qui non ho rappresentato, ma che si chiama il paradosso della medicina. Meglio facciamo, più invecchiano le persone, però non le guariamo e queste presentano per moltissimi anni delle malattie croniche. Questa è una bella domanda. Ecco, la risposta comunque è che con qualche acciacco manca 90 anni. Più o meno la domanda che ho fatto alla domanda mi è sempre stata risposta. Sviluppo tecnologico e scientifico. Rapporto tra l'operatore, il medico e il paziente era un rapporto molto personale e proprio di contatto fisico, perché avevano ancora prima di noi, ma avevamo ben pochi strumenti. Adesso è in pochissimi anni, negli ultimi 10-15 anni, abbiamo avuto uno sviluppo tecnologico enorme. La risonanza magnetica che tutti conoscono, ho fatto alcuni esempi, la robotizzazione. La robotizzazione sta prendendo piede soprattutto nella chirurgia, e nella chirurgia dove il taglio deve essere finissimo, quindi nessuna mano umana ha la capacità di lavorare come può lavorare un robot. Dalla neurochirurgia, che si è stata inserita soprattutto nei reparti di neurochirurgia, fino ai tumori della prostata, che sono, diciamo così, o comunque gli interventi sulla prostata, che sono i più semplici. Il fascicolo sanitario elettronico. Fascicolo sanitario elettronico, qui faccio un po' di pubblicità, ma non tanto all'azienda sanitaria, ma faccio un pochino anche di educazione sanitaria o di informazione sanitaria, per meglio dire, è uno strumento che fra poco, ma ci sono già 2,5 milioni di persone nell'Emilia Romagna, fra poco, andando dal proprio medico di famiglia, si dà l'autorizzazione per avere il fascicolo elettronico. Una volta data l'autorizzazione, dall'azienda sanitaria viene fornito la chiavetta, la password, per cui col tuo computer puoi andare a vedere tutta la tua storia clinica. Storia clinica che viene continuamente alimentata da tutto quello che tu fai, dal medico di medicina generale, all'ospedale, al poliambulatorio, in qualsiasi punto dell'Italia arrivano queste notizie. Per cui, come qualcuno dice, come Moruzzi, che è stato qui in Emilia Romagna, l'ha messo in piedi, diventa una specie di cometa. Prima più piccola, poi la coda diventa sempre più grande, man mano che passano gli anni arrivano notizie e tu lo puoi fare dal tuo computer. Devi autorizzare chi può andare a vedere, ma voi capite che è uno strumento formidabile, perché io in qualsiasi punto dell'Italia, dove mi trovo, anche sull'autoambulanza, dando la mia password, va lo specialista, il medico, l'infermiere che è lì presente, può avere subito tutte le indicazioni che io probabilmente in quel motivo, per le mie condizioni sanitarie, non sono in grado di dare. Il progetto Sole, quello lì? È dentro il progetto Sole, è l'ulteriore passaggio del progetto Sole.